Siamo in onda. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti, grazie a tutti per aver accolto lo spostamento di orario e soprattutto Andrea Tabaroni. È per me un grande piacere avere qui Andrea Tabaroni, che è un collega e amico che più volte ha partecipato ai nostri incontri. Una rapidissima presentazione, perché si tratta di uno dei più noti medievisti italiani, è professore di storia e filosofia medievale all'Università di Udine, dove è stato anche direttore di dipartimento e preside della Facoltà di Studi Umanistici, ed è autore di molti lavori su temi diversi. Si è occupato innanzitutto della cultura francescana, dell'identità francescana, pubblicando una serie di lavori importanti. Si è occupato molto di storia della logica e in particolare della storia della logica e del pensiero italiano medievale, ma si è occupato in questi ultimi anni anche e soprattutto di Dante, a partire dalla monarchia, ma non solo della monarchia. Per quanto riguarda la monarchia, è insieme al collega del Dipartimento di Studi Letterari della Statale di Milano, Paolo Chiesa, l'autore di quella che è sicuramente la migliore edizione e traduzione, non solo in italiano, di questo testo dantesco importantissimo. E visto che vedo Stefano Belizzari, che ha tenuto un seminario poco tempo fa, il lavoro di Stefano sulla logica e la presenza delle strutture argomentative logiche all'interno della monarchia non sarebbe in qualche modo concepibile se non ci fosse alle spalle quell'edizione che per la prima volta ha richiamato in modo molto notevole l'attenzione su questa dimensione del testo dantesco. Oggi però Andrea ci parla di un altro testo, cioè della Quaestio de aqua et terra, un testo di cui non abbiamo finora parlato, e che è molto interessante perché è uno dei testi la cui autenticità è controversa, e credo che uno dei problemi fondamentali che Andrea tratterà è anche questo. Un'opera in cui, se è di Dante, Dante fa davvero il filosofo naturale, ma per motivi che adesso Andrea saprà spiegare certo meglio di me, l'autenticità è ancora oggetto di forti controversie. Prego Andrea, se vuoi presentarci quello che le tue ipotesi anche su questo testo così difficile, poi dopo ci sarà sicuramente spazio per discussioni e domande. Prego. Scusa, non ti sentiamo, devi attivare l'audio. Sì, scusate, il solito incidente. Dicevo grazie Luca, grazie a tutti voi per l'invito. Io ormai mi sento di casa al CESIM, anche se ovviamente in questo modo si tratta di una casa virtuale, ma in ogni caso è sempre bello ritrovarsi a discutere di cose medievali insieme. E grazie anche perché in questo modo, con questo invito, mi date l'occasione. Di cui sono, come dire, un po' assetato in questo periodo, mi date l'occasione di presentare e anche un po' sperimentare nel modo in cui possiamo sperimentare noi umanisti, cioè non attraverso strumenti di laboratorio, ma attraverso la discussione, sperimentare alcune mie idee su un testo che, come ha detto Luca, è un testo problematico, un testo problematico per tanti motivi, il più noto e il più rilevante dei quali è appunto la questione della paternità o non paternità dantesca. Allora io faccio qualche premessa. Innanzitutto chiedo, anche se forse me l'avete detto, ma mi sono dimenticato così approssimativamente che tempo a disposizione mi date, mi assegnate. Quello che ritieni necessario, ma in genere sono interventi di un tre quarti d'ora o quello che è, un po' più, un po' Benissimo. meno a seconda delle esigenze, ecco. Benissimo, sì, non vorrei uccidere nessuno. E l'altra cosa che vi vorrei dire, anzi, vi vorrei veramente raccomandare, contrariamente agli usi, diciamo così, ormai stabiliti da molto tempo, ma invece in armonia con altri tipi di usi
che personalmente mi stanno a cuore, cioè quelli sostanzialmente della discussione seminariale. Io veramente vi chiedo di non farvi nessuno scrupolo anche a interrompere la mia esposizione, o per fare domande o per chiedere delucidazioni, approfondimenti o anche per esprimere dissenso e disaccordo. Cioè non è, vorrei veramente, se siete d'accordo, che questa fosse un'occasione appunto di confronto e di discussione seminariale. La materia come dire, lo richiede per certi versi, proprio perché ci sono molti aspetti di questo testo che presenterò, ci sono molti aspetti su cui non c'è grande accordo tra gli specialisti. E comincio l'ultima cosa, diciamo, prima di cominciare il discorso, perché mi sto occupando della questione da qualche tempo, perché insieme con Giancarlo Fioravanti abbiamo avuto l'incarico dalla Società Dantesca di lavorare all'edizione nazionale. Questo è veramente un impegno, come dire, abbastanza preoccupante, diciamo, per il sottoscritto, cioè fonte di notevole preoccupazione. Esattamente, lo sapevo anche prima di accettare, nonostante questo, ho accettato lo stesso, quindi non mi posso lamentare con nessuno, ma proprio per il fatto che la Questio ha una tradizione manoscritta, cioè non ha una tradizione manoscritta, ha un testimoniale così particolare, cioè testimoniata da un'unica edizione a stampa, come vedremo subito. È tanto più problematica, tanto più difficile proprio da un punto di vista filologico, che è esattamente il tipo di competenza che io possiedo meno, e credo che l'amico Gianfranco sarebbe d'accordo che anche Fioravanti possiede meno. Quindi dobbiamo veramente lavorare con raddoppiata cautela e chiedendo la collaborazione e l'aiuto di un numero più ampio possibile di studiosi. Quindi per questo mi fa piacere esporvi i miei punti di vista. Peraltro sono al momento miei punti di vista, nel senso che con Gianfranco c'è comunicazione, ma c'è anche discussione. Nemmeno tra noi due abbiamo finora raggiunto, ma il che personalmente trovo che sia anche un aspetto positivo. Abbiamo raggiunto una completa identità di vedute, quindi sostanzialmente la questione è veramente molto aperta. Ecco, fatte tutte queste premesse, io, se riesco, comincerei a condividere. Vediamo un po', dovrebbe essere questa la. Ditemi, datemi conferma se vedete questa specie di slide del titolo. Sì, si vede. Bene, allora, a parte il titolo che già conoscete e che identifica sia l'argomento principale, cioè la questione di acqua e terra, sia anche il taglio che vorrei dare a questa presentazione, cioè presentarla nel contesto italiano del primo 300 per quanto riguarda, questa è una precisazione rispetto al titolo, per quanto riguarda il genere letterario, diciamo così, a cui appartiene, cioè il genere letterario, diciamo, della Questio. E come immagine rappresentativa vedete qui il frontespizio della prima edizione ed unica testimone, diciamo, di questo testo, che è quella curata dal frate agostiniano Giovan Benedetto Moncetti da Castiglione Aretino, oggi Castiglione Fiorentino, che pubblica il lavoro come dantesco nel 1508 a Venezia. Come vedete, anche da questi elementi non farò adesso un'analisi particolarmente approfondita, ma come vedete anche da questi elementi grafici del frontespizio si tratta di un'edizione particolare, molto curata anche da un punto di vista, diciamo così, letterario. Il testo, che di per sé non è molto lungo, è un testo che, diciamo, presenta la lunghezza più o meno tipica delle questioni, cioè non giustificherebbe di per sé un'edizione
separata, è integrato ed è anche, diciamo così, inserito in un apparato editoriale abbastanza articolato, probabilmente si potrebbe definire anche abbastanza ridondante, soprattutto orientato all'effetto da ottenere presso il principale dedicatario dell'opera, che è questo, non so se riuscite a leggere, spero di sì, nell'epigramma che c'è sul frontespizio, è questo Hippolytus Vates, che sarebbe il cardinale Ippolito d'Este, uno dei principali rappresentanti della signoria estense all'epoca e anche uno dei principali, diciamo così, agenti della situazione politica che in quel momento era particolarmente travagliata. Siamo sostanzialmente nel momento in cui si confrontano in Italia e stanno per rompere definitivamente il cosiddetto equilibrio degli stati italiani, si confrontano in Italia le potenze della Francia e quelle dell'impero, e le varie signorie giostrano alleandosi a volte con il pontefice, a volte con l'imperatore, a volte con il re di Francia, e anche personaggi come il cardinale Ippolito d'Este svolge una sua politica che in parte coincide con quella della famiglia, in parte con quella del papato e in parte anche coltiva interessi personali. Come molti altri intellettuali, chiamiamoli così, dell'epoca, anche Giovan Benedetto Moncetti, frate agostiniano, di cui non sappiamo veramente molte cose, ha come obiettivo soprattutto quello di ottenere la protezione e il beneficio, diciamo così, da parte di qualche signore munifico, ed evidentemente, come appunto si nota da questo apparato, evidentemente l'obiettivo di questa edizione è proprio quello di segnalarsi di fronte al grande cardinale d'Este. Questo obiettivo è perseguito appunto con una serie di apparati di tipo letterario, soprattutto di tipo poetico. Ci sono sostanzialmente, adesso non me li ricordo esattamente il numero, ma mi pare circa 7-8 componimenti poetici che precedono, introducono il testo della Questio, e ce ne sono altrettanti che lo completano, che lo concludono a formare un libretto stampato appunto a Venezia nel 1508 e dedicato al cardinale d'Este. Tra i dedicatari dei vari componimenti poetici c'è anche la marchesa Isabella di Gonzaga, o Isabella d'Este, che è sorella del cardinale e che ha sposato Francesco I di Gonzaga, e che in anni successivi si rivelerà effettivamente la vera protettrice di Moncetti, insieme poi al figlio. Quindi sostanzialmente, considerando la carriera successiva, si può affermare che da un certo punto di vista l'obiettivo che Moncetti si proponeva, diciamo l'obiettivo di natura cortigiana che Moncetti si proponeva con la pubblicazione di questo testo, non è stato raggiunto, nel senso che non abbiamo testimonianza di particolare apprezzamento da parte del cardinale Ippolito d'Este. Per altri versi, ma forse anche per altre vie, invece è stato raggiunto nei confronti della sorella del Marchese, cioè di Isabella di Gonzaga, di Mantova. Ancora, forse più importante dal nostro punto di vista, scusatemi, è sottolineare il fatto che questo testo, di cui io vi presento qui le prime linee nell'edizione, nel testo edito recentemente da Michele Rinaldi per la nuova edizione commentata delle opere dantesche, la NECOD, su cui tornerò in seguito. Comunque, ecco, questo testo non soltanto
non pare avere sortito, diciamo così, gli obiettivi che probabilmente il suo editore si proponeva, cioè quello di ottenere i favori e la protezione del cardinale d'Este, ma sostanzialmente è caduta completamente nel vuoto. Non abbiamo tracce di una ricezione di qualche tipo della pubblicazione della Quaestio de Aquaterra del 1508. Almeno per i 2 secoli successivi, cioè anzi per i 3 secoli successivi sostanzialmente, cioè per tutto il 500, il 600 e anche il 700, soltanto un po' alla ripresa degli studi danteschi nel corso dell'800, quest'opera viene recuperata. L'unica eccezione a questo lungo silenzio è una seconda stampa, una ristampa dell'edizione di Moncetti, che è stata curata a Napoli nel 1576 da parte di un aristotelico che si era formato a Padova negli anni di Pomponazzi e poi aveva insegnato a Napoli, un aristotelico di origine salentina, Francesco Storella, che inserisce la Questio, la seconda edizione della Questio, riprendendo il testo di Moncetti senza modificarlo in alcun modo se non intervenendo a correggere quelli che venivano considerati evidentemente dei refusi, inserisce questa seconda edizione in una miscellanea di carattere magico per lo più o esoterico, quindi una sorta di testimonianza di interesse per l'argomento astronomico più che per l'autore che comunque veniva lodato. Quindi già un elemento caratteristico che possiamo annotare, diciamo così, di questo testo è che ha avuto una ricezione particolarmente e considerevolmente flebile. Se è un testo scritto da Dante, come viene esplicitamente dichiarato sia nell'incipit, come vedete, come potete leggere voi stessi, sia anche nella parte conclusiva, nell'escatocollo, se è un testo dantesco e comunque se è un testo che è stato scritto nella data che porta, cioè nel 1320, non abbiamo sostanzialmente non abbiamo conservato nessun segnale della sua ricezione fino al 1508 e poi, con l'eccezione del 1576, la seconda ristampa, ancora nessuna attività, diciamo così, nessuna oscillazione di un ideale sismografo della ricezione di questo testo fino all'Ottocento, in cui l'interesse per le opere di Dante motivano, diciamo così, la ripresa anche di questo testo, e da qui nasce una fase particolare della ricezione che è tutta incentrata sulla questione dell'autenticità o meno del testo stesso. Quindi sostanzialmente un'opera che per larga parte della sua fortuna, o direi sostanzialmente per l'intero corso della sua fortuna, per quanto noi possiamo desumerne dalle evidenze fin qui raccolte, non ha avuto praticamente nessun segnale di interesse rispetto a ciò che contiene, rispetto al suo contenuto, indipendentemente, diciamo così, dalla questione dell'autore. L'argomento di cui tratta ha richiamato, diciamo così, un interesse molto scarso. C'è però, ed è abbastanza interessante, una possibile eccezione, anche questa però non sicura, a quanto ho appena detto. In realtà, proprio addirittura forse nei mesi successivi alla pubblicazione della Questio, la Questio viene pubblicata nell'ottobre del 1508 a Venezia, in pochi mesi successivi, anche se non possiamo ottenere una precisazione cronologica assoluta, forse la Questio
è stata, come dire, intercettata niente meno che da Leonardo da Vinci. Qui voi avete opportunamente, diciamo così, rovesciato per permettere una più agevole lettura della scrittura, della scrittura notoriamente speculare di Leonardo. Qui vedete una serie di note autografe che Leonardo appose in uno dei suoi codici, il codice F, attualmente conservato a Parigi. In questa controcopertina vi sono indicate alcuni testi, probabilmente testi che alcuni titoli di opere o indicazioni di opere, probabilmente testi che avevano destato appunto l'interesse di Leonardo e che intendeva procurarsi. E all'ultimo posto della lista che voi avete qui in un riquadro, ho riportato, diciamo così, la trascrizione, si trova il Dante di Niccolò della Croce. Questo Dante di Niccolò della Croce ipotizzano gli studiosi di Leonardo, quindi non gli studiosi di Dante, ma gli studiosi di Leonardo, potrebbe più probabilmente essere la Questio che non invece la Commedia, come potrebbe essere normale riferirsi ad un'opera chiamandola il Dante. Potrebbe essere la Questio perché appunto normalmente Leonardo si riferisce alla Commedia in altro modo, e soprattutto perché che questa indicazione compare in una lista di testi di argomento scientifico e naturalistico. Potete vedere anche in alto, ad esempio, Filosofia di Aristotele, potete vedere Albertuccio e Marliano De Calculationibus, un libro di anatomia. Ci sono testi di argomento scientifico e naturalistico. E purtroppo però non possiamo avere molte indicazioni dal nome di persona che qui compare, questo Niccolò della Croce. Di lui si sa, o almeno nei testi leonardiani che ho consultato, di lui si dice soltanto che era un personaggio della corte di Ludovico il Moro, sicuramente noto a Leonardo, probabilmente in contatto con lui. Ed evidentemente qui compare come possessore di questo Dante, che appunto nel contesto potrebbe essere molto più facilmente la Questio che non la Commedia o un'altra opera dantesca. Tenete presente che a quest'epoca, a questa altezza, ancora diverse opere importanti di Dante non sono state pubblicate a stampa. Ad esempio, non lo è stata La Monarchia, non lo è stato De Vulgare Eloquentia. Da pochissimo il Convivio, da molto di più invece evidentemente la Commedia, però questa è in assoluto la prima opera latina di Dante che viene pubblicata a stampa. Quindi anche questo è un elemento che avrebbe dovuto e avrebbe potuto sollevare interesse, almeno un certo interesse. Viceversa, sono riuscito a rintracciare sia direttamente sia nella letteratura secondaria, viceversa, né nell'ambito dei commenti danteschi né in quello più specifico ma vivace in questo periodo dei testi che si occupano del problema del sito e della forma dell'inferno, problema che è stato affrontato nella seconda metà del XV secolo da Antonio Manetti a Firenze, che poi era stato ripreso nel commento di Cristoforo Landino e che vedrà poi trattazioni a più riprese sia nel Cinquecento fino ad arrivare all'opera di Galileo. Ecco, in nessuno di questi testi successivi al 1508 viene mai menzionata la Questio, che almeno per certi versi in parte tocca questioni che riguardano anche il problema del sito e della forma dell'inferno. Quindi la Questio è, si può dire, un testo, chiamiamolo così, un testo
che ha una ricezione sfortunata. Una ricezione sfortunata anche per il fatto che da quando invece è diventato oggetto di notevole attenzione, l'attenzione si è focalizzata in maniera pressoché esclusiva sulla questione dell'autenticità o meno. Sulla questione dell'autenticità, cioè se è veramente un testo di Dante o se non lo è. I principali esponenti, i principali assertori della falsità sono stati alla fine dell'Ottocento due storici, anzi diciamo così uno storico e uno storico della letteratura, Alessandro Luzio e, ho dimenticato il nome di battesimo del secondo, comunque di Renier, Luzio e Renier, firmano insieme un articolo pubblicato sul Giornale Storico della Letteratura Italiana nel 1888, se non sbaglio, intitolato Il probabile falsificatore della Quaestio de Aquae Terra, in cui sostanzialmente, attraverso una serie di indagini sulla figura di Giovan Benedetto Moncetti, concludono che con grande probabilità la Quaestio sarebbe un falso fabbricato appunto da Moncetti per mettersi in vista nella cultura dell'epoca e appunto per ottenere i favori del cardinale d'Este o della marchesa di Gonzaga. A questo diciamo intervento piuttosto reciso che introduceva un elemento di forte dubbio nei confronti della Quaestio, rispondono altri studiosi, in particolare Edward Moore in Inghilterra, pochissimi anni dopo, e poi in Italia la discussione rimbalza con gli interventi di numerosi studiosi, sia di storia dell'astronomia, sia di storia degli studi danteschi, sia di studi danteschi, cioè Giuseppe Buffito, Vincenzo Biagi, e via via tanti altri, fino ad arrivare alla metà del Novecento, quando Francesco Mazzoni, grande studioso di Dante, per primo segnala quella che ancora oggi è l'unica, se lo è effettivamente, anche su questo ho qualche elemento da sottopormi, segnala quella che è al momento ancora l'unica testimonianza della Quaestio precedente l'edizione a stampa del 1508. Questa testimonianza è contenuta nella terza redazione del commento di Pietro Alighieri, del figlio di Dante, a proposito di Inferno 34, dell'ultimo canto dell'Inferno, quando Dante quando Virgilio, rispondendo alle domande di Dante, ricostruisce le vicende cosmologiche che hanno seguito, anzi che sono state concomitanti con il dramma primordiale della caduta di Lucifero, e indica come si è giunti all'immersione delle terre nell'emisfero boreale, appunto perché, dice Virgilio in quel contesto, appunto perché la terra, per paura di Lucifero scagliato in basso verso il centro del mondo dall'ira divina, come punizione del suo atto di disobbedienza e di superbia, la terra, per paura di lui, fe del mar velo, la terra che pria di qua si sporse, quindi che in precedenza, prima di questo avvenimento, di questo evento cosmico, era sporta, cioè era emersa dalle acque di qua, cioè nell'emisfero australe, non in quello boreale. Questo è questo singolo verso, se vogliamo, il verso 122 del canto 34esimo, la terra che pria di qua si sporse, rappresenta di per sé un elemento di notevole contraddizione con quello che si dice nella Quaestio de Aquae Terra.
Nella questione delle acque terra, infatti, si spiega e si cerca di fornire anche la causa efficiente e finale del fatto che invece le terre emerse sono emerse nell'emisfero boreale. Quindi apparentemente, almeno ad un primo livello di lettura incrociata dei due testi, che forse sono entrambi di Dante, avremmo una evidente contraddizione. Per come dire, consapevole di questa contraddizione, Pietro Alighieri spiega intanto nella sua terza redazione del commento, spiega gli elementi che sostanziano il discorso di Virgilio, ma poi introduce un riferimento a quello che dal suo punto di vista è la verità scientifica. E dice, come qui leggete in questa traduzione, in questa diapositiva, quantum vero ad veritatem et naturalem rationem de uiusmo di parte terre nostre sic elevata a mari non ficte et transumptive loquendo, test locutus sic autor de hoc, quidam naturales voluerum dicere hoc e venire, eccetera, eccetera. In questa formula, che credo sia abbastanza chiara da non richiedere una particolare traduzione, ma se volete però traduco volentieri, con questa formula appunto Pietro Alighieri passa a spiegare la verità scientifica e invece intendendo abbandonare il livello della fictio e della transumptio a cui si attiene secondo lui l'autore, cioè Dante nell'Inferno. Anche dal punto di vista della verità scientifica c'è una esposizione che chiama in causa anche Ali, Summus Astrologus et Naturalis, e sarebbe in questo caso il commentatore arabo del quadripartito di Tolomeo, Ali ibn Radwan, che in questo senso, secondo anche un interessante intervento di Michele Rinaldi, che mi sembra del tutto condivisibile, in questo senso può essere riconosciuto anche come fonte, proprio per quello che qui ne riporta Pietro Alighieri, anche come fonte non esplicita ma efficace della questione. E subito dopo, nella terza redazione, qui sto mostrando la sinossi che ha predisposto in maniera molto utile proprio Michele Rinaldi nella sua edizione commentata della Questio, qui sostanzialmente nella terza redazione, la trovate nella colonna di sinistra, Pietro dice, cuius opinionem secutus, cioè seguendo l'opinione di costui, cioè di Ali, Dante autoriste, disputando seme scilice tanterra esse talzior acqua vele contra, il nostro autore Dante, affrontando in un'occasione la disputa a proposito del fatto se la terra fosse più alta dell'acqua o viceversa, si argueva tenendo con terra certo respectu foret altior, ita dicendo. Argomentava in questo modo, dicendo così, a sostegno della posizione secondo cui la terra, da un certo punto di vista, sarebbe più alta o in certe condizioni sarebbe più alta. E poi riporta con ita dicendo, introdotta da ita dicendo, quella che si presenta formalmente con tutte le caratteristiche di una citazione letterale. E questa citazione avrebbe questo tenore: certum est quod omne corpus spericum emergens de corpore sperico facit horizonte morbicularem rotundum, sic ut patet in pomo rotundo educto cum aqua, cum alico filo de aqua, sed terra emergens de aquis non facit horizonte circulare rotundum, cum emergat in modum semiluni, dictum est, ergo terra non est sperica. Cioè, questa sembra a tutta evidenza, nel modo in cui viene riportata da Pietro Alighieri, sembra con tutta evidenza proprio una citazione
diretta dal testo, non semplicemente il resoconto di una posizione, ma una vera e propria citazione, soprattutto perché è introdotto da Ita Dicendo. E questa citazione corrisponde nettamente nel contenuto a qualche cosa che si legge nella question, in particolare nei paragrafi dal 51 al 56, che trovate riportati nella colonna di destra, ma non corrisponde in realtà in maniera letterale. Quindi saremmo di fronte a quella che viene presentata come una citazione letterale, ma che in realtà costituisce una sorta di parafrasi. E questo non è in realtà qualcosa di particolarmente sorprendente. Siamo abituati nella lettura dei testi medievali, soprattutto di tipo scientifico, a questo tipo di tipo filosofico, scusate, a questo tipo di flessibilità nelle convenzioni, nella prassi di riferimento ad altri autori, ad altri testi. Salvo il fatto su cui tornerò, perché per adesso vorrei soltanto illustrarvi il carattere della testimonianza di Pietro Alighieri, salvo il fatto che anche dal punto di vista del contenuto, la citazione o quella che viene presentata come una citazione da parte di Pietro mostra delle differenze significative rispetto al testo della question. Ma su questo appunto torniamo in un secondo momento. È stato, come ho detto, Francesco Mazzoni per primo a rilevare e a sottolineare il valore della testimonianza di Pietro Alighieri, e con questo egli intendeva e pensava, riteneva che la discussione sull'autenticità dovesse necessariamente concludersi, dovesse necessariamente essere decisa dalla testimonianza niente meno che del figlio del poeta. Ma non fu così, perché naturalmente quanto più, specialmente in un campo come quello degli studi danteschi, quanto più si fanno affermazioni decise e definitive, tanto più sorge lo stimolo di metterle alla prova, se non di scalzarle completamente. E quello che avvenne nel giro di un paio d'anni da parte di Bruno Nardi, per il quale, secondo il quale, in primo luogo non era possibile sostanzialmente conciliare, base fondamentalmente all'idea che Nardi aveva dell'operazione compiuta da Dante nella Commedia, non era possibile conciliare quanto si leggeva nel 34° canto dell'Inferno con il contenuto della question, e in particolare proprio nella opposizione tra il resoconto, diciamo così, escatologico della caduta di Lucifero, che presupponeva il trasferimento della terra emersa dall'emisfero australe a quello boreale, e invece la trattazione scientifica, astronomica, che cercava la giustificazione naturale proprio invece dell'emersione nell'emisfero australe. Quindi, secondo Nardi, anche la testimonianza di Pietro non era definitiva, soprattutto non era chiaro, sottolineava Nardi, non era chiaro come mai Pietro avesse atteso soltanto fino alla terza redazione per utilizzare un elemento così importante di esegesi nella interpretazione dell'ultimo canto dell'Inferno, e anche sottolineando il fatto che appunto comunque dal 1320, data di composizione del testo, fino alla metà grosso modo del XIV secolo, la datazione della terza redazione non è semplice, ma viene fatta comprendere in un arco cronologico all'incirca tra il 1348 e il 1364, comunque diciamo primo decennio della seconda metà del XIV secolo. Ecco,
in questi circa 30 anni o quasi 40 anni di tempo intercorrente era ben possibile che qualcun altro avesse falsificato il testo dantesco. L'ipotesi di Nardi era che la falsificazione fosse intesa a dare diffusione e a dare autorità ad una spiegazione dell'emersione della Terra, ad una soluzione del problema di stampo egidiano, la soluzione del gibbo, cioè della gobba, questa che in pratica viene illustrata anche dal brano che vi ho letto. Sostanzialmente la Terra emersa sarebbe corrispondente a una sorta di escrescenza, una sorta di dosso, di gobba, che su una composizione idealmente sferica dell'elemento terra si aggiunge proprio a fornire una sopraelevazione che permette alla terra di emergere dall'acqua. Questa teoria della gobba, in base alla quale appunto la terra non è sferica, come qui si afferma nella proposizione conclusiva della citazione di Pietro, questa teoria della sopraelevazione della gobba sarebbe appunto la spiegazione per quel che riguarda l'elemento, come dire, fattuale, il qui a est, sarebbe la spiegazione dell'emersione delle terre nell'emisfero australe. Perché nell'emisfero australe? Per dare la risposta a questo occorre, secondo l'autore della questio, fare riferimento alla causa efficiente. La causa efficiente viene identificata dall'autore della questio nella attrazione esercitata dal cielo stellato, dall'ottavo cielo del cosmo aristotelico tolemaico, il cielo delle stelle fisse, che evidentemente nella parte corrispondente ha una maggiore densità di corpi celesti, una maggiore densità di stelle, che esercitano quindi una maggiore attrazione e attraverso questa forza fanno emergere dalla sfera dell'acqua, fanno emergere una gobba, una sopraelevazione della sfera terrestre. Quindi in pratica una sorta di azione deformante del cielo stellato che opera sull'elemento più pesante, sull'elemento che di per sé dovrebbe concentrarsi più di tutti verso il centro dell'universo, proprio a causa della sua gravità, e in questo modo questa elemento sferico viene trasformato in un elemento che ha una sopraelevazione e la causa finale di tutto ciò, ma questo era l'aspetto meno discusso, l'aspetto su cui tutti concordavano, la causa finale di tutto ciò era per fare in modo che potesse esserci uno sviluppo della vita, uno sviluppo anzi addirittura della composizione degli elementi, della mixtio, senza il quale appunto l'universo non sarebbe altro che una statica sequenza di elementi non intercomunicanti tra di loro e che non darebbero luogo a nessuna composizione di materia e forma, se non di quelle appunto elementari. Questa teoria della gobba o della sopraelevazione, anche terminologicamente, richiama da vicino la risposta che a questo problema diede Egidio Romano in due sue opere, nell'Exemeron, cioè nel commento ai libri della Genesis, al primo libro della Genesis, e anche ripreso alla fine della sua carriera nel commento al secondo libro delle Sentenze. E quindi, secondo Bruno Nardi, l'intenzione del falsificatore, cioè di colui che avrebbe redatto la questio e l'avrebbe fraudolentemente attribuita a Dante, l'intenzione era quella di propagandare, di favorire la diffusione di una teoria egidiana, mettendola sotto l'egida, scusate le parole, il gioco di parole, mettendo sotto l'autorità di Dante Alighieri.
Adesso senza entrare nel merito, comunque su questa due fronti rappresentati a metà del Novecento da Francesco Mazzoni da un lato e da Bruno Nardi dall'altro, si sono poi schierati con ogni volta con osservazioni anche importanti e anche interessanti i vari dantisti, i vari studiosi di Dante, ma alla fine propendendo sempre per una o per l'altra linea, cioè assegnando il massimo valore alla testimonianza di Pietro Alighieri in un caso, oppure viceversa assegnando il massimo valore disattributivo, il massimo valore di negazione alla supposta contraddittorietà tra l'ultimo canto dell'inferno e la Questio. Da ultimo, rappresentanti, diciamo così, cioè questa contrapposizione è rappresentata nella maniera più chiara da un lato da Alberto Casadei, che sostiene appunto che la Questio non è di Dante, soprattutto perché è un testo che dimostra o intende dimostrare scientificamente una verità contrapposta, una proposizione contrapposta a quello che si trova scritto in maniera letterale nella Commedia. La Commedia è, secondo Casadei, intesa da Dante come un poema sacro. Un poema sacro non può contenere proposizioni contraddittorie rispetto a quello che lo stesso autore considera una verità scientifica. Diciamo che un poema sacro non può mentire senza che ci sia possibilità di conciliare questi due livelli con il ricorso all'allegoria, oppure, detto nei termini di Pietro Alighieri, alla fictio o alla transumzio. E poi ci sono anche elementi ulteriori, naturalmente, oltre a questi che vi ho rapidamente ripercorso, che ho rapidamente richiamato alla memoria, ma gli elementi ulteriori principalmente sono, come dire, frutto degli ultimissimi anni e in particolare, devo dire, dell'intervento in questa discussione di alcuni specialisti del pensiero medievale, cioè da un lato intervento molto importante di Gianfranco Fioravanti, che ha sollevato un problema, pur senza trarne, come in maniera corretta secondo me, ma pur senza trarne una conclusione assertiva rispetto al problema dell'autenticità. Un problema, secondo Fioravanti, per coloro che sostengono la paternità dantesca, è costituito dal fatto che nella Questio si menziona, senza dare troppa importanza, senza dare troppo rilievo, si menziona una soluzione al problema del rapporto fra la sfera dell'acqua e la sfera della terra che, a quanto risulta, a quanto noi conosciamo, è stata escogitata e presentata per la prima volta soltanto da Giovanni Buridano nel commento al De Cielo ed è attestata in una circolazione italiana soltanto nella seconda metà del XIV secolo, a partire da Biagio Pelacani. Quindi ci sarebbe un anacronismo, almeno allo stato delle nostre conoscenze, un anacronismo nella Questio, che afferma di essere un testo del 1320, ma conterrebbe riferimenti a teorie che noi conosciamo come diffuse soltanto, diciamo così, almeno 30 anni più tardi e in Italia una cinquantina d'anni più tardi. E da ultimo, un altro intervento importante, per quanto diciamo meno approfondito, ma una sorta di nota, ma secondo me molto importante, riguarda il fatto che ed è opera ed è frutto di due specialisti, prima Joël Billard, già nel 2008, se non ricordo male, in un intervento che non è stato molto raccolto dagli studiosi di Dante, e poi però
Nello stesso senso, anche l'anno scorso, da Ruedi Imbach, nel 2020, entrambi hanno segnalato come la come sia importante la segnalazione, diciamo così, tecnica che compare nel testo della questio, secondo cui l'autore esplicitamente dichiara di parlare nell'ambito della materia naturale, cioè dichiara sostanzialmente di parlare ut naturalis. Questo è il passo in questione nella trattazione della causa efficiente, nell'identificazione della causa efficiente. Come vi ho già detto, questa identificazione si concluderà appunto con la definizione del cielo stellato come causa dell'emersione della Terra. All'inizio di questa parte si dice: propter causam vero efficientem investigandam prenotandum est quod tractatus presens non est extra materiam naturalem, quia inter ens mobile scilicet aquam et terram, quesum corpora naturalia, et propter ec querenda est certitudo secundum materiam naturalem, quaest hic materia subiecta, eccetera. Quindi l'idea che ci sia, diciamo così, un piano di contraddizione patente tra quello che dice l'autore della questio e quello che dice Dante nell'ultimo canto dell'Inferno, è un'idea che va doppiamente verificata e qualificata indagando non soltanto le questioni, diciamo così, letterarie del piano allegorico o letterale, o sia allegorico sia letterale, in cui va letta un'opera poetica come la Commedia, ma va investigata anche dal lato della questio, tenendo presente appunto il fatto che parlare secondo i principi della scienza naturale, secondo i principi della filosofia naturale, significava già, come i maestri della Facoltà delle Arti avevano insistito già da diversi decenni e ancora all'epoca della questio ribadivano, perlomeno basti pensare a figure come quelle di Giovanni di Jandin, e cioè il fatto che appunto la certitudine della materia naturalis dipende strettamente dall'adozione dei principi della scienza naturale, e le verità che in quel contesto vengono stabilite in maniera dimostrativa dipendono appunto dai principi che vengono assunti, quindi non sono sostanzialmente verità assolute. Tra parentesi, qui vedete anche, abbastanza rilevante per il discorso che ho cercato di condurre fino adesso, vedete anche quali possono essere, non sono solo questi, ma quali possono essere i problemi testuali di un'opera come questa, di cui, come ho già detto, abbiamo un unico testimone, molto tardo e probabilmente anche non molto corretto, cioè l'edizione del 1508 del frate Moncetti. Qui vedete che l'editore, dopo seguendo anche una tradizione anche di editori precedenti, l'editore integra un non nella parte di testo che ho messo in rilievo in carattere rosso: tractatus presens non est extra materia naturale. E questo è sostanzialmente richiesto dal senso, anche se a mio parere non è l'unica possibile congettura, cosa che probabilmente anche Rinaldi ha ben presente, ma evidentemente ha scelto questo tipo di congettura per motivi economici. Ma un'altra possibilità potrebbe essere quella di correggere l'extra, di est extra materia naturalem, in un circa, tractatus present est circa materiam naturale. E soprattutto, a mio parere, un altro lemma abbastanza dubbio è quia inter ens mobile, e qui veramente ci aspetteremo in questo caso un circa, quia circa ens mobile. Nello stesso tempo, qui c'è tutta la difficoltà di basarsi semplicemente
o quasi esclusivamente sulla propria competenza, sulle proprie esperienze di lettore, per correggere un testo senza invece evidenze materiali, quindi correndo il rischio che i filologi conoscono molto bene di cadere in un circolo vizioso, cioè di costruire un testo che corrisponda alle nostre attese, anche linguistiche, su questo testo, ed eliminare invece gli effetti di novità e anche di falsificazione, diciamo così, delle nostre attese. Bene, questa è molto sinteticamente, nella maniera forse non più chiara, spero non del tutto confusa, ma nella maniera più sintetica che riesco a presentarvi, è la presentazione dell'opera, cioè della quaestio, un'opera sostanzialmente di cui non siamo sicuri che sia di Dante, non siamo sicuri che sia stata scritta nel 1320, come si afferma nell'ultima parte del testo, non conosciamo testimonianze dirette se non quella di Pietro Alighieri, che presenta qualche problema. C'è naturalmente su questo un'ulteriore complessità, mi sono dimenticato di dire, cioè che anche la trasmissione e la definizione testuale del commento di Pietro Alighieri a sua volta costituisce un complesso problema filologico. Pietro scrive tre redazioni del proprio commento, non tutti sono d'accordo sul fatto che siano tutte e tre di Pietro Alighieri, non è completamente sicura nemmeno la sequenza di queste tre redazioni, cioè quale sia veramente da considerare come seconda e quale come terza, e nemmeno si è completamente unanimi sull'idea che siano tutti e tre di Pietro Alighieri. Quindi anche su questo ci possono essere discussioni. In ogni caso, tornando alla quaestio, abbiamo un testo di cui non siamo sicuri della paternità, non siamo sicuri della sua datazione, non siamo sicurissimi al 100% dell'unica testimonianza di poco successiva, e poi abbiamo un unico testimone cinquecentesco e un sostanziale silenzio per quel che riguarda la recezione del testo in epoca successiva. Dopodiché molti studi e molti prese di posizione che non portano a conclusioni unanimi, soprattutto a riguardo del problema dell'autenticità. Ecco, questo è nella maniera più schematica lo status questionis, che in questo caso assume una definizione che in questo caso assume una metavalenza, diciamo così, una doppia valenza. Allora, che cosa fare di fronte a un problema di questo genere? Io credo, questa è la pista che un po' ho cercato di imboccare, che sto cercando di seguire, io credo che sia importante collocare questo testo da un punto di vista, diciamo così, del genere a cui appartiene. Il genere a cui appartiene è evidentemente quello delle questioni disputate, cioè un genere che conosciamo abbastanza bene, ma un genere che conosciamo abbastanza bene per quel che riguarda i suoi rappresentanti più noti e più studiati, che sono le questioni disputate di origine, diciamo così, francese, parigina, e di provenienza soprattutto della facoltà di teologia, cioè le grandi raccolte di questioni disputate attribuite all'uno o all'altro dei grandi maestri di teologia del XIII o anche del primo XIV secolo. Molto meno studiate, se non principalmente da Olga Weyers e in parte anche da Alfonso Maieru, molto meno studiate sono le questioni disputate che sia dal punto di vista cronologico sia dal punto di vista geografico costituiscono
campioni più rappresentativi del genere letterario in relazione alla questione, cioè le questioni di provenienza italiana e di provenienza della facoltà di arti e medicina, dello studio di arti e medicina. Io qui le ho nella diapositiva che vi sto mostrando, le ho definite come questioni bolognesi, mettendo però questo aggettivo tra virgolette, nel senso che la loro origine bolognese, cioè dallo studium di arti e medicina di Bologna nella prima metà del XIV secolo, è la più probabile, ma non è l'unica possibile, nel senso che e talvolta è anche invece da scartare per l'informazione, per l'evidenza di altre origini, nel senso tuttavia che comunque il modello bolognese è verosimilmente quello che anche in altre sedi universitarie come Siena, Padova o Perugia viene comunque adottato e seguito. Quindi bolognesi o, se volete ancora meglio, italiane. Italiane, ma anche qui bisogna fare una precisazione, italiane ma dell'Italia centro-settentrionale, perché per quel che riguarda ciò che accade ad esempio a Napoli, anzi ciò che accade a Napoli, almeno a mia conoscenza non abbiamo informazioni altrettanto sicure per capire quale fosse la situazione. Non abbiamo esempi che io conosca in questo periodo, cioè prima metà del XIV secolo, di questioni disputate di argomento non teologico. E questo, a mio parere, è importante perché credo che questi testi non debbano essere immediatamente assimilati ai testi parigini più noti, cioè alle questioni disputate di argomento teologico, e soprattutto per una evidenza di tipo documentario, cioè di tipo testuale. Normalmente le questioni disputate di cui vi sto proponendo una sorta di corpus, le questioni disputate di questo tipo normalmente compaiono o isolate, a volte spesso anche in forma anonima, oppure più spesso raccolte in collezioni in cui compaiono diversi magistri, diversi autori. Quindi sono questioni che normalmente vengono testimoniate in raccolte di questioni, mentre invece le questioni disputate teologiche parigine di solito vengono testimoniate nei codici come questioni che un autore ha disputato, un teologo ha disputato su di un argomento particolare. Quindi la marca autoriale, diciamo così, in questi tipi di test è una marca più debole, e c'è invece una caratterizzazione maggiormente riferita all'ambiente di provenienza, che, ripeto, bolognese o non bolognese che sia, è soprattutto l'ambiente della filosofia e della medicina, della facoltà delle arti e medicina, che in Italia si affermano proprio in questo periodo. Qui avete una lista dei codici in cui a mia conoscenza compaiono queste collezioni. In grassetto avete quelli che contengono le collezioni più numerose e quelle più importanti. In altri contesti ho già, ma adesso direi che anche per questione di tempo è bene saltare questa parte, ma in altri contesti e anche in precedenza già a Milano stessa, in occasione dell'ultimo convegno di studi Artistarum, ho già presentato ad esempio le questioni molto particolari che sono contenute in un codice parigino databile nell'ultima decade o nei primissimi anni nell'ultima decade del XIII secolo o primissimi anni del XIV, che contengono raccolte di questioni anche in forma, anche denominate come palestre, e sono molto numerose e hanno caratteristiche testuali molto precise e peculiari, che semmai
fanno pensare, questo lo ribadisco perché mi sembra una pista di ricerca abbastanza interessante, fruttuosa, semmai fanno pensare come equivalente parigino alle cosiddette questiones de quolibet, di cui abbiamo testimonianza relativamente a Enrico di Bruxelles e a Giovanni Watt, e di cui si è occupato a suo tempo Martin Grabman, e che sono in parte state pubblicate in maniera, cioè in un appendice a una sua edizione da Luciano Cova. Di questo appunto vi faccio grazia, e invece vi vorrei parlare alla fine di una di queste collezioni, è quella del codice CLM 244 della Biblioteca di Monaco, una raccolta di quattro questioni che però sono esplicitamente datate sia in senso topico che cronico, cioè come vedete qui in questa immagine che ho ritagliato, incipium questiones disputate Bononie, millesimo, trigentesimo, duodecimo secondo, duodecimo prima per Magistrum Albertum Bononiensis. La prima questione è quindi attribuita ad Alberto Zancari, che è uno a quell'epoca giovane maestro di medicina, in precedenza testimoniato come reportatore, quindi anche diciamo discepolo di Dino del Garbo. La seconda è attribuita a Giovanni da Parma, anche lui un medico a quell'epoca invece già più affermato rispetto ad Alberto Zancari, sempre bolognese. La quarta è una questione di attribuita a Mondino De Liuzzi, a quell'epoca 1312 forse il più noto tra i maestri di medicina bolognese, e poi tra la seconda e la quarta compare una questione che mostra caratteristiche un po' diverse, ed è una questione attribuita a Giacomo De Preonti, anche lui un giovane maestro che diventerà di medicina, ma che in questo contesto a quanto pare si occupa di altri testi. Non so se riesco, e con questo vorrei andare un po' verso la conclusione, non so se riesco a condividere qualche cosa per cui non ho preparato la slide, ma che di cui vi posso mostrare invece la trascrizione. Riuscite a vedere? Sì, sì, si vede, grazie. Ecco. Ecco, questa è la questione di cui vi parlavo e che, per quel che sappia, è ancora del tutto inedita, ed è una questione che mostra delle interessanti caratteristiche se avvicinata e confrontata un po' con la question. Siamo, ripeto, in anni molto vicini, cioè nel 1312 a Bologna. La questione riguarda utrum regio supposita equatore di ei, sibillino equinoziali, si temperata, vel distemperata, cioè il problema del clima della regione equatoriale. Il clima della regione equatoriale è fatto oggetto di, quindi un argomento di natura, diciamo così, astronomica, è fatto oggetto di una specifica questione da parte di Giacomo De Preonti, e dopo una lunga parte che riguarda gli argomenta quod sic e quod non, c'è la solita distinzione delle parti in cui viene articolata la determinazione, la risposta, ad evidenzia muius questioni supportet videre quinque, primum est de qualitate questionis in sé, secundum est de declarazione le quali terminorum questionis, terzium est de soluzione questioni, e poi rimozione dei dubbi e soluzione delle razioni. E dice, riguardo al primo punto, propter primum est sciendum, quod iste questiones difficilis, qui omnis nostra cognitio, secondo un philosophum, incipit a sensatis, nam deficiente sensu, necessa est scientiam deficere,
quae per sensum illum acquiritur, eccetera, eccetera. Seconda causa est discordantia maximorum philosophorum qualis fuit Avicenna, Aristotelis, Galienus et Averroes et tali muli multi astrologi. E in particolare per quel che riguarda il dissidio tra i grandi, dice Giacomo De Preunti: De ista questione inveritur duplex opinio apud doctores medicinae, quia de aliis non curor presens, una quidem opinio fuit Avicenne, e c'è l'esposizione delle opinioni di Avicenne, opinio autem Aristotelis, Galieni et Averroes, maioris partis bonorum astrologorum est contraria opinioni Avicenne. Ecco, mi fermo un attimo per fare un'osservazione. Come vedete qui, si dice espressamente che dei tanti autori che hanno affrontato il problema, lui si occupa soltanto degli autores medicine. Poi però degli autori che affronta, a parte anche altri che qui vedete, allineati ad Avicenna, cioè Alberto, Tolomeo sulla base di Alberto, un Roberto commentatore della Sfera che fu imitatore di Alberto. A parte questi, comunque, gli autori oltre ad Avicenna sono Aristotele, Galeno e Averroè e gli astrologi. Quindi autori di medicina in questo caso non vuol dire in senso stretto autori di opere di medicina, ma autori studiati nell'ambiente della facoltà di arti e medicina. Chiaramente Averroè, sì, anche Averroè è autore del Colleget e quindi è un autore di medicina, ma Aristotele in senso stretto non è un autore di medicina, ma veniva comunque studiato perché gli studenti di medicina dovevano in ogni caso studiare o avere un grado, una frequenza di almeno 2 anni nei corsi di filosofia naturale, oppure studiare alcune delle opere di Averroè, frequentare corsi, di Aristotele, come la fisica, il decelo, il meteora. E poi anche gli astrologi, perché anche gli astrologi erano appunto oggetto di studio nella facoltà delle arti e medicina. Quindi già nella questione di Giacomo De Preunti si vede sostanzialmente come questo tipo di raccolte provengono da un ambiente accademico molto preciso, che è quello in cui appunto si coltivano gli studi di medicina e si seguono i percorsi accademici e universitari di medicina, di filosofia, di astrologia. E da questo punto di vista, se noi facciamo riferimento agli statuti dello studio di arte e medicina, che sono più tardi, ma non così più tardi come non così tardi come fino ad oggi si è normalmente ritenuto, cioè possono, secondo me, in un caso, nel caso rilevante, essere anche assegnati alla metà e non alla fine del XIV secolo. Ecco, se facciamo riferimento a quegli statuti, in particolare allo statuto del Collegio di Arti e Medicina, vediamo che esplicitamente le regole che vengono date per l'ottenimento dei gradi in questo contesto riguardano medicina, appunto, filosofia, astrologia, logica, grammatica e retorica. Questi erano alla metà del XIV secolo, e quindi probabilmente non molto diversi anche quelli vigenti all'inizio del secolo. Questi erano i percorsi nell'ambito dei quali si potevano ottenere delle qualifiche accademiche, delle qualificazioni accademiche riconosciute a Bologna e verosimilmente, con qualche differenza, qualche omissione, forse anche negli altri studi della penisola. Ed è in questo ambiente che veniva praticata la consuetudine, diciamo così, anche questa regolata dagli statuti, del svolgimento delle questioni disputate, in base alla quale appunto i docenti di medicina dovevano disputare una questione all'anno, ma
ognuno doveva disputare la sua, quindi durante l'anno se ne raccoglievano diverse, e lo stesso i docenti di logica, i docenti di astronomia, i docenti di grammatica, i docenti di retorica, i docenti di filosofia. È questo, secondo me, il contesto che spiega e giustifica l'esistenza di queste raccolte di questioni che sono per lo più di carattere medico, ma sono anche eterogenee e contengono al loro interno una mescolanza di argomenti che possono appunto riguardare la medicina, sì, in maniera preponderante, ma anche la filosofia, ma anche l'astronomia. Più raro in senso stretto questioni che riguardino la logica o la grammatica, mi pare. E per questo anche questo spiega anche il fatto che appunto non sono possono essere attribuite ad autori o a maestri oppure essere in forma anonima, ma quasi mai, anzi a mia conoscenza veramente mai, sono raccolte esclusivamente dedicate alla documentazione di un unico maestro. Non sono raccolte di tipo personale. Ecco, questo fa di questo tipo di testi un genere, diciamo un sottogenere letterario particolare, ed è all'interno di questo sottogenere che secondo me possono essere enucleate delle caratteristiche sia di contenuto sia di forma che possono poi risultare rilevanti anche per contestualizzare meglio, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista delle forme, anche la questione di acqua e terra. Concludo però con un'ultima osservazione di carattere, come dire, di nuovo problematico, e cioè che al di là del problema dell'autenticità o non autenticità, la croce, la vera croce costituita dalla questione di acqua e terra sta proprio nel fatto che non si tratta, a quanto pare, non si tratta di una questione di tipo universitario, cioè noi non possiamo fare altro che contestualizzarla all'interno delle questioni disputate di origine universitaria, ma in sé invece non è un testo che proviene da questo ambiente, per il semplice motivo che non abbiamo notizie di uno studium a Verona o a Mantova, nella questio si parla di una prima fase, quella della disputa che si sarebbe svolta a Mantova, anche se io non sono veramente così sicuro che debba essere letto in questo modo, ma su questo sorvoliamo. Comunque in ogni caso né a Mantova né a Verona sappiamo, abbiamo notizie dell'esistenza di un insegnamento universitario, di uno studio universitario costituito, e quindi non siamo sicuri di fino a che punto valessero le regole che si possono in qualche modo ricavare dallo studio delle questioni disputate invece di origine universitaria. Nello stesso tempo, essendo un unicum, almeno fino a questo punto, la questio, non essendoci a mia conoscenza nessun altro testo di questo genere a questa altezza cronologica di provenienza extra universitaria, non possiamo far altro che confrontarla con i testi universitari. Il risultato di questo confronto ad un primo livello che ho compiuto per un lavoro che devo pubblicare a breve e dal quale, diciamo, di cui vi sto proponendo un po' i risultati, le prime linee che sono emerse sono che la questio effettivamente corrisponde anche da un punto di vista formale per molti versi alle questioni universitarie di tipo bolognese. Alcune formule caratteristiche ricorrono e anche alcuni elementi strutturali ricorrono. Però c'è una caratteristica molto importante da segnalare, e cioè che per certi versi la parte iniziale e la parte conclusiva del testo invece non hanno alcun riferimento al genere della questione. E quindi sembrerebbe quasi come se fossero due testi incastonati l'uno nell'altro, il che potrebbe portare naturalmente alla conclusione, diciamo così, più ovvia, più naturale, cioè che qualcuno non Dante abbia fabbricato
il contenitore, diciamo di tipo notarile, e che il testo all'interno fosse un testo, diciamo, autentico, cioè effettivamente proveniente dal periodo, effettivamente composto nel periodo più o meno delle prime decadi del XIV secolo, ma non dantesco. Questa potrebbe essere la spiegazione, diciamo, più ovvia e più naturale, ricalcando un po' qualche cosa in maniera abbastanza vicina a quello che spesso si dice della Pistola a Can Grande, l'altro grande esempio di testo dantesco controverso. Però, anche in questo caso, io credo che sia veramente difficile trarre delle indicazioni, non soltanto con certezza, ma anche con plausibilità, perché per quel che l'idea che almeno io ne ho, Dante era perfettamente in grado di costruire lui stesso questo meccanismo, diciamo così, possiamo definirla di autocertificazione del proprio testo, cioè inserire una quaestio in un documento notarile che attestasse l'autenticità del testo stesso, non avendo probabilmente in quel momento la possibilità di farselo riconoscere e autenticare in altre forme. C'è da sottolineare che per quel che riguarda i criteri di autenticazione e di autenticità in ambito universitario a Bologna, ad esempio, viene esplicitamente prevista una clausola come dire, di copyright per le questioni universitarie, se vogliamo usare questo termine anacronistico, ma non troppo, una clausola che definisce il diritto di proprietà delle questioni in capo all'università. Cioè i maestri dovevano consegnare entro 15 giorni dalla determinazione della soluzione della questione, dovevano consegnare il testo della loro determinazione, che quindi potevano anche rivedere e rimaneggiare e riorganizzare. La versione definitiva dovevano consegnarla al bidello dell'università, cioè al funzionario, e costui doveva consegnarla a sua volta al rettore, il quale era responsabile della raccolta di tutte queste questioni e alla fine del suo mandato doveva consegnarle al rettore successivo. E in calce al quaderno, in calce a ognuna di queste questioni consegnate al bidello, doveva essere apposta la formula Questio est universitatis, cioè la proprietà della questione era dell'università. Questo spiega anche appunto il nascere delle raccolte, cioè evidentemente tutti coloro che erano membri dell'università, cioè gli studenti, potevano richiedere gli esemplari e trascrivere, anche scegliendo, diciamo così, quelle che maggiormente gli interessavano tra queste raccolte. Quindi se questo era il regime, diciamo, dell'autorità e della proprietà intellettuale all'interno dell'Accademia, può benissimo essere che al di fuori, se qualcuno era sensibile a questi aspetti, e certamente Dante, lo era, fosse tentato di escogitare una qualche forma di autenticità, senza con questo voler entrare in tutti gli aspetti molto complessi e molto interessanti che riguardano l'atteggiamento di Dante verso il problema dell'autore, eccetera, eccetera, cose studiate principalmente da Albert Russell Ascoli e da tanti altri, ma anche da un punto di vista propriamente, diciamo, istituzionale, questo elemento, almeno per me, è interessante. Io mi fermo anche perché temo di avervi un po' subissato, però vi ringrazio comunque per la benevola attenzione, vi ringrazio se avete anche motivo di distruggere in parte o tutto quello che vi ho detto, perché sarebbe comunque utile. Grazie a te Andrea, distruggere certamente no, ci sono una quantità di spunti estremamente interessanti. Diciamo che a voler esercitare una censura contro la quale io mi batterò sempre, potremmo tagliare la parte in cui ci hai detto che a Bologna nel Medioevo il copyright era dell'università, perché se lo facessimo sapere a alcuni colleghi dell'ufficio ricerca, forse avremmo qualche problema, sarebbero molto felici di dire che tutto quello che noi scriviamo non è nostro ma dell'università. Per
Al di là della battuta, il tema è estremamente interessante. Penso che anche per gli studenti possa essere, al di là della, diciamo, sicura difficoltà della questione, interessante dal punto di vista metodologico rendersi conto che anche quando si ha a che fare con un autore come Dante, che alla fin fine è per alcuni aspetti molto noto, ma per altri ancora abbastanza oscuro, ci sono tantissime cose che non sappiamo di lui, ci si scontra con difficoltà in parte insormontabili, perché appunto ci sono problemi di attribuzione di testi, di datazione di testi, di datazione e attribuzione di fonti che possono darci qualche testimonianza, il caso di Pietro Alighieri, di questa terza redazione, relativamente all'attribuzione di questo testo. Io innanzitutto chiederei se ci sono domande, perché altrimenti cominciamo un dibattito specialistico. Vorrei solo richiamare l'attenzione sul problema finale, ecco, che tu hai posto, cioè la formula iniziale e quella finale hanno proprio il sapore dell'atto notarile. Questa formula, diciamo, con cui ci si rivolge a tutti coloro che vedranno questo documento, è tipica, diciamo, di documenti ufficiali, di statuti, di bolle, eccetera. Quindi c'è una volontà di affermare l'autenticità del testo. Si tratta di capire se appunto è una sorta di autocertificazione dantesca, come tu ipotizzavi, se invece è qualcosa aggiunta successivamente. Certo, lo stacco c'è, e leggere questa differenza nel contesto di quello che tu dicevi, cioè sul fatto che in ambiente italiano le questioni in genere, le raccolte di questioni in genere sono raccolte, per così dire, miscellanee, in cui c'è una pluralità di autori, è sicuramente molto interessante. Però io intanto darei la parola a chi volesse fare domande, fra l'altro Stefano Pellizzari, cioè la sua tesi, se ricordo bene, di laurea riguardava esattamente la questione, quindi magari lui ha qualche spunto di riflessione. Prego. Chi vuole intervenire? Cioè, ho ipotizzato l'interesse di Stefano Pellizzari, ma immagino ci siano altri che vogliono intervenire, quindi come sempre o mettete in chat, o alzate la mano, o prendete la parola con molta, come dire, informalità. Prego. Posso intervenire subito, se non ci sono altre domande ne approfitterei. Sì, certo. Ok, dunque, ci sono tantissimi spunti, la ringrazio di aver condiviso anche così tanti stimoli, veramente tutti molto interessanti. Volevo chiedere una prima domanda riguardo il confronto appunto della questio con le altre questioni di cui ci ha riportato anche alcuni esempi nei manoscritti, e in particolare sulla questione delle citazioni esplicite. Cioè, mi pare che almeno Giacomo, ad esempio, quando menziona anche delle opinioni diverse dalle sue, cita esplicitamente Aristotele, Galeno, Averroè, o faccia dei nomi, mentre nella questio mi pare che oltre Aristotele venga citato una sola volta Averroè, mentre l'uso, diciamo, dei nomi, delle citazioni rimanga un pochino in secondo piano, quindi potrebbe essere questo un aspetto interessante, diciamo, da considerare. Volevo chiederle se lo ha fatto e eventualmente come vede questo aspetto. In secondo luogo, mi è interessato moltissimo anche l'utilizzo, diciamo, della formula in Leonardo, probabile in Leonardo, e volevo chiedere una sua opinione su questo, perché ne hanno parlato gli studiosi di Leonardo e hanno fatto dei ragionamenti che riguardano sia il contesto nel quale appare, sia i modi in cui Leonardo si riferisce usualmente a Dante, alla commedia, ma sarebbe abbastanza interessante comunque se Leonardo veramente avesse avuto sotto mani la questio, ecco, una sua opinione personale su questo, e poi se c'è tempo faccio altre domande. Grazie. Dunque, no, volentieri comincio dall'ultima, perché effettivamente anche io sono stato colpito
e ho cercato un po' di approfondire la questione, sempre valendomi di studi non diretti, perché non sono uno specialista, ma leggendo la bibliografia. Alla fine, per quanto scettico all'inizio, perché è veramente da questa sinteticissima definizione, il Dante di Niccolò della Croce, tenendo conto che di questo Niccolò della Croce sostanzialmente non sappiamo niente, e soprattutto non sappiamo niente di letterario o di culturale, sappiamo soltanto che era un militare, praticamente un cortigiano della Milano del Moro. Ecco che arrivare da questo a estrarre un riferimento alla Questio invece che a altre opere, inizialmente mi trovava abbastanza scettico. Devo dire che però soprattutto è il riferimento che ho trovato in almeno tre studiosi che probabilmente, visto che hanno pubblicato in anni molto vicini, hanno lavorato in maniera indipendente l'uno dall'altro, il riferimento a illustrazioni, a disegni che Leonardo ha lasciato nei suoi molteplici codici, a disegni della situazione, diciamo così, del globo terracqueo, del rapporto tra l'acqua e la terra, che sostanzialmente ricordano, per quanto si possa affermare nel caso di diagrammi di questo tipo, le assomiglianze e le affinità non possono essere affermate con la stessa sicurezza che altri elementi iconologici invece permettono, però rafforzano l'idea che avesse in mente la questione. Soprattutto è certo che in quegli anni, per molti anni, ma comunque soprattutto in quegli anni, Leonardo fosse molto interessato al problema dell'acqua e quindi anche alla questione del rapporto fra l'acqua e la terra, le acque, una genealogia delle montagne sostanzialmente. Lui si chiedeva soprattutto come mai in cima alle montagne si trovavano dei fossili marini e quindi recuperava tutto ciò che da Aristotele stesso era stato affermato sull'idea di cataclismi e rivolgimenti cosmici. Era una storia, una specie di tentativo di andare nella direzione di una storia della Terra. Allora, alla luce di questo interesse, alla luce di alcuni schizzi marginali, cioè collocati ai margini dei suoi codici, e da ultimo in relazione al fatto che quando menziona la commedia, Leonardo parla di commedia, è possibile, diciamo pure forse è plausibile, se non probabile, che forse, però rimane ancora qualche cosa che non si può affermare con certezza. È così affascinante e anche veramente, siccome è l'unico segno di interesse, perché la cosa che non ho detto è che probabilmente il motivo per cui la Questio, pubblicata da Moncetti, non ha trovato nessun riscontro anche in ambito scientifico, mentre l'argomento era ancora nel secolo precedente, era un argomento frequentato, è che proprio in questo momento cominciano a circolare non solo le notizie, ma anche le rappresentazioni delle nuove scoperte geografiche, che mostrano chiaramente che la Terra emersa non costituisce la quarta parte abitabile, cioè diciamo tutti i presupposti della cosmologia, diciamo, della situazione geologica affrontata da Dante sulla scorta di una tradizione millenaria, a questo punto sono da rivedere. E quindi uscita alla fine del periodo in cui ancora si fa riferimento al vecchio modello, la questione in ogni caso non avrebbe potuto sollevare interesse. Per questo diciamo che la tentazione di darle almeno l'interesse di Leonardo ed è comunque certamente plausibile. Per quel che riguarda invece la prima domanda, sì, è molto giusto. È vero che la precisione e il numero dei riferimenti ad autori è maggiore in una questione come quella di Giacomo de Preunti rispetto alla questione dantesca. Però una intenzione di riferirsi a delle auctoritates è molto forte anche nella Questio,
In particolare è rilevante, significativo almeno dal mio punto di vista, il fatto che si faccia riferimento a delle autorità test di natura matematica, nel senso moderno, cioè di aritmetica, di geometria. E in particolare ci sono per due volte un richiamo alla geometria, cioè a un trattato, a uno dei teoremi di Euclide, e poi, come forse avete notato anche nella diapositiva in cui ho mostrato la sinossi con Pietro, anche un riferimento a quelli che vengono chiamati teoremata, teoremata geometrie, mi pare, no, teoremata matematica, vabbè, insomma, certi teoremata che dovrebbero essere un libro non così diffuso, quindi una citazione abbastanza importante e significativa, cioè gli Sferica di Teodosio. Un manuale, diciamo così, di geometria solida, più avanzato che non gli elementi di Euclide, diciamo successivo nello studio agli elementi di Euclide, e che, di cui si può ipotizzare la conoscenza soltanto in un ambiente abbastanza specialistico. Quindi, paradossalmente, gli autori citati sono pochi, ma le fonti a cui si fa riferimento sono fonti anche sofisticate, importanti. Grazie Andrea, adesso magari ci saranno altre domande. Solo una cosa mi viene in mente a proposito del fatto che il riferimento, diciamo, di Leonardo sia proprio questo testo. Beh, innanzitutto una considerazione, se chi ha curato la prima edizione è un falsario eccezionalmente sfortunato alla luce di quello che dicevi, perché insomma far uscire un testo di questo genere, attribuito a Dante nel 1508, quando quel tipo di problematica viene spazzato via, come dire, dalla storia, è effettivamente abbastanza sfortunato, il che spiegherebbe come mai c'è stata poca ricezione. Perché mi veniva anche in mente, ma la spiegazione è proprio quella, cioè è un'immagine del mondo travolta dalle nuove scoperte, dalle nuove esplorazioni, dai nuovi viaggi. Mi veniva in mente che non c'è apparentemente ripresa dalla quaestio in tutta quella tradizione che dal 600 in avanti presenta Dante come un grande scienziato e come un precursore di grandi verità scientifiche. Perché è abbastanza impressionante come in Italia, già dall'ambiente dei Galileiani, si attribuisca a Dante il precorrimento delle più varie, diciamo, scoperte scientifiche. E poi va avanti fino al 7-800, quando dicono che in un tal passo del paradiso c'è una, diciamo, anticipazione di Newton, eccetera. Qui c'era poco da riprendere, perché era effettivamente un'immagine del mondo oramai del tutto superata. Ma per la questione di Leonardo, quello che non so proprio perché non ricordo, che tipo di circolazione ha avuto? Cioè, quanti esemplari a stampa ci sono di questo testo? Perché anche questo è abbastanza indicativo, cioè, e anche in vista dell'edizione, la domanda è un po' filologica, ma può essere interessante per gli studenti. Beh, se ce ne sono tante, bisogna prendersele tutte, alla luce, come dire, del metodo usato da Aquileia in avanti per l'edizione di Bruno, cioè non basta prendersi un esemplare a caso, perché un testo del 1508 non tutte le stampe sono uguali. Sì, giustissima quest'ultima osservazione, è sacrosanta, infatti è un impegno che un po' mi preoccupa, però mentre all'inizio, diciamo agli inizi dell'Ottocento, quando un po' viene recuperato questo testo, viene indicato come un testo rarissimo, in realtà non pare così raro, diciamo che una ricerca anche soltanto sul database delle edizioni cinquecentesche, Edit 16, indica, se non sbaglio, una quindicina di esemplari in Italia. E poi ce ne sono sicuramente anche sparsi nelle biblioteche europee, quindi credo che Gli perlomeno, stranieri avevano comprate tutte quelle che c'erano sul mercato. io penso che si possa raggiungere facilmente il numero di una ventina di esemplari di questa edizione del 1508. Poi c'è la seconda edizione del 1576, e anche quella è interessante, ma anche di quella veramente si fa un po' fatica. È interessante perché è un ambiente, quello napoletano, che sostanzialmente è uno di quegli ambienti in cui di lì a poco
così come a Padova, soprattutto con Galileo, ma anche a Napoli per certi versi, saranno, come dire, la culla un po' del cartesianesimo, ma nello stesso tempo anche con significativi collegamenti con Dante dal punto di vista letterario. E tuttavia anche a Napoli non viene ripreso assolutamente questo testo, ma negli anni in cui viene pubblicato, Francesco Storella è un personaggio, cioè io ho trovato soprattutto un capitolo a lui dedicato da Donato Verardi, lo studioso di magia, diciamo così, del Cinquecento. È un personaggio che ha, comunque, ecco, perlomeno ha frequentato ambienti come quello padovano, è stato allievo di Pomponazzi e di altri, insomma, abbastanza interessante. È qualcuno che conosceva anche il greco, quindi mentre si può capire molto bene come mai certi studiosi di Dante, in un'atmosfera in cui gli aspetti linguistici e letterari venivano visti in maniera non favorevole a un latino come quello della Questio, nel caso di Storella e di Napoli invece c'era maggiore apertura in questo senso. Sono tutti episodi e momenti della ricezione che, per quanto molto scarni, vanno sicuramente approfonditi. Grazie. Ci sono domande, osservazioni? C'è qualcuno che vuole anche proprio chiarimenti sull'opera? Non vedo. Andrea, io avrei una domanda. Più una richiesta più dettata da una curiosità, no? Ed è legato un po' a quello che lei diceva. Innanzitutto la ringrazio perché è stato come seguire, diciamo, il racconto di un romanzo giallo per certi versi, perché dietro l'angolo c'era sempre un imprevisto, comunque qualcosa di qualche enigma da risolvere, no? Lo dico Speriamo che non chiaramente, è stato uccidano. affascinante seguirla. No, mi chiedevo rispetto alla provare a rintracciare quelle che potrebbero essere le fonti o comunque dei testi in cui trovare delle corrispondenze. Mi chiedevo se, però, ripeto, è più una richiesta di un non addetto ai lavori, se limitarsi a osservare le questio non potrebbe, come dire, le questiones. Non potrebbe, come dire, comportare il rischio di tralasciare altre possibili fonti. Mi veniva in mente, perché ne ho avuto occasione di lavorarci di recente, tutti quei testi che Teodorico di Freiberg, che sono stati poi raccolti nel quarto volume dell'Opera Omnia, Teodorico di Freiberg dedica proprio ad argomenti di carattere totalmente scientifico. Adesso io stavo provando a confrontare una, diciamo, versione della Questio di cui lei ha parlato con alcuni di questi trattati, quello dedicato agli elementi. Chiaramente è un lavoro immane, però mi stavo chiedendo se non poteva rintracciarsi anche lì qualcosa, soprattutto ci sono dei riferimenti a Lende Libera quando parla di questi trattati di Teodorico, dice che Teodorico sembra essere un meteorite piombato sulla Terra perché parla di questi argomenti di cui altri non si erano occupati. Niente, allora mi veniva in mente, dicevo, magari anche in questi trattati, tra l'altro Teodorico ci sono due questiones in Vaticano 11-21 di argomento scientifico, brevissime, che dicono poco o nulla. Niente, era una, diciamo, una suggestione, ma mi rendo conto che ragionando così uno potrebbe andare a cercare un po' dappertutto senza magari venirne a capo. Ecco, mi scuso forse per l'osservazione non. Come ho detto, i suggerimenti sono comunque ottimi e benvenuti, e anche se sono suggerimenti di lavorare di più, vanno bene in ogni caso. Io peraltro ho omesso di dire, e già così ho portato via moltissimo tempo, ma ho omesso di dire una cosa molto importante, cioè che nel secolo e mezzo sostanzialmente ormai in cui si discute accanitamente sulla autenticità o non autenticità di Dante, sono stati portati
è stato costruito, diciamo così, un dossier molto ampio e per altri versi però sempre, come dire, ipotetico e eventualmente anche criticabile, ma è stato costituito un dossier molto ampio di possibili fonti, di anticipazioni, di testi rilevanti, a partire addirittura dai greci fino a... e anche poi in successione, quindi questo è soprattutto un lavoro che hanno fatto all'inizio del Novecento eruditi e studiosi come Buffito, Biagi, Angelitti, e poi è stato ripreso, forse l'ultimo che ha fatto un lavoro veramente a mio parere notevole in questo senso è Pierre Duhem, che alla fine della sua, del suo enciclopedico Système du Monde, nel decimo tomo se non sbaglio, affronta il problema delle sfere sostanzialmente, dei rapporti tra gli elementi, fa un percorso che va dall'antica Grecia fino al primo Rinascimento e dedica 10 pagine molto intense a Dante, e secondo me ancora molto buone, soprattutto perché hanno dietro tutta questa contestualizzazione contenutistica molto ampia. E la cosa interessante è che lui dice, che peraltro invece altri specialisti di altrettanta levatura negano del tutto, la cosa che lui dice è che la questione, qualsiasi cosa uno pensi dell'autenticità o meno, ma è perfettamente collocata nel suo tempo, cioè è esattamente quello che dice esattamente quello che nel suo tempo si poteva dire su questo argomento, cosa che invece è contestato nettamente da altri. Peraltro il suggerimento di guardare Teodorico di Freiberg è ottimo e senz'altro non mancherò. La questione delle tradizioni da considerare è veramente una questione complessa, perché oltre a quelle più ovvie che sono al Decelo, la tradizione del Decelo e al Disfera di Sacro Mosco, prima Nardi e poi soprattutto Fioravanti hanno mostrato che c'è una tradizione specifica e molto vicina, molto rilevante a Bologna, che è quella del canone di Avicenna, perché nel canone di Avicenna all'inizio c'è un capitolo sugli elementi e guarda caso, e poi c'è tutto un filone addirittura anche di, diciamo così, cosiddetto enciclopedismo medievale o comunque trattazioni come quella di Ristoro d'Arezzo, la tradizione delle meteore. Sono tutti ambiti in cui il problema può essere trattato e spesso veniva trattato. E di testi raccolti ce ne sono molti, il dossier è corposo, sicuramente qualsiasi aggiunta può essere comunque rilevante e importante, quindi grazie in ogni caso. Grazie Andrea, diciamo, considerato che poi l'elemento fondamentale è che se è di Dante, è di qualcuno che non è maestro, perché non ha il titolo, ma esercita quel mestiere in quel contesto particolare, io resto convinto che sia quel contesto specifico che va indagato, cioè quello, come dire, dell'Italia centro-settentrionale, Bologna, c'è questo dossier di testi fondamentale che tu stai studiando, ma certo se si tratta, come dire, di un'opera di Dante che appunto non è formalmente magister e che frequenta certi ambienti dove girano comunque studiosi di filosofia naturale, di medicina, commentatori del canone come Antonio da Parma o cose del genere, è in quella direzione lì che si potrebbe verosimilmente trovare qualcosa, sempre che ci siano ancora tracce, ma vedo che c'è Gigi che vorrebbe intervenire e anche Anna Pedoretti. Sì, grazie. La mia è proprio una curiosità, perché come sai Andrea non mi occupo di Dante, nemmeno di questo testo, però sono anch'io interessato a una serie di problemi di natura, diciamo di pratiche accademiche o non accademiche, problemi di natura istituzionale. Tu dicevi che hai riscontrato una certa corrispondenza di elementi formali e strutturali fra le questioni accademiche bolognesi, diciamo, e il testo. Mi chiedevo se oltre a quanto richiamavi la nostra attenzione, cioè soprattutto credo all'inizio, no, questa natura più propria di un documento notarile, se vi siano invece delle differenze significative
Peraltro sulla questione, diciamo, dell'incipit della questio, immagino tu abbia già avuto modo di parlare con Pietro, lui si è occupato di recente, rapidamente, della cosa, mi raccontava appunto di aver proposto, diciamo, un'interpretazione di quel riferimento alle cedule che va più naturalmente nella direzione delle sue frequentazioni, cioè dell'uso che del termine viene fatto da Grossa Testa e altri per riferirsi a minute, a brogliacci di testi, piuttosto che al significato tecnico che questo assume nel gergo notarile. Mi chiedevo se ci fossero altri elementi, penso forse all'invettiva, non so se fosse comune inserire un'invettiva di quel tipo all'interno di un testo che per lo più fa riferimento appunto ad Aristotele, ovvero è invece incastonare in un contesto non accademico come quello nella quale è stata probabilmente disputata quel tipo di invece di riferimenti biblici. Certo, questa, vabbè, comincio dall'ultima parte. L'invettiva è riferimento a testi della scrittura, per quanto non completamente estranei alla questione dell'acqua e della terra, perché a partire da Sacro Bosco stesso, e poi Campano e altri, comunque lì il riferimento ai primi passi della Genesi è canonico. Ma certo l'uso che ne viene fatto dei riferimenti scritturali proprio nella parte, diciamo così, dell'invettiva, quindi un uso nettamente distinto, quello a mia conoscenza non si ritrova assolutamente. E sinceramente, però, qui rientriamo in quella sfera, diciamo così, delle sensibilità individuali, o anche per quanto rispettabilissime, importantissime, ma che io programmaticamente vorrei evitare, perché il problema è che più uno studia Dante, così come qualsiasi altro autore, ma è Dante in maniera più particolare, più se ne fa un'idea, più va a ritrovare gli elementi che confermano, cioè rischia di andare a ritrovare gli elementi che confermano quell'idea nei testi di Dante che studia. Quindi si rischia questo circolo vizioso, ermeneutico vizioso, che in casi come quello della questio è particolarmente. Però, detto questo come cautela, certo, se l'ha scritto un falsario, questo è il colpo di genio del falsario, perché veramente soltanto a qualcuno che conosceva, aveva una conoscenza dantesca abbastanza approfondita e squisita, può venire in mente di inserire un elemento di questo genere che sembra così dantesco in un testo di questo genere. Cioè l'elemento dell'invettiva, per capirci, qualcosa che troviamo in quasi tutti i testi di Dante, non solo quelle più famose della Commedia, ma anche testi come La Monarchia, De Vulgari, Il Convivio, quindi per certi versi è un po' come una specie di segno impronta digitale. Però naturalmente detto questo vuole anche dire che poi forse non era poi nemmeno così difficile da costruire. A parte questo, la questione della cedula, sì, anch'io non penso tanto che sia un riferimento specifico di carattere notarile, anche se rientra nel linguaggio notarile, ma che faccia parte di questi riferimenti, come dire, materiali, cioè insieme all'indicazione della data, l'indicazione alla data, cioè all'indicazione del luogo, all'indicazione della data, il riferimento all'autografia e il riferimento al supporto materiale sono tutti costituenti ineliminabili di una intenzione, diciamo così, di autenticità, di autenticazione di tipo notarile. Detto questo, occorre anche rilevare che anche nel caso delle famose, però anche qui ci vuole la cautela, non bisogna accumulare troppi dati che verificano, bisogna cercare più quelli che falsificano, ma anche nel caso delle questioni di provenienza accademica, gli statuti regolavano anche la forma in cui dovevano essere consegnate nel testo definitivo, redatto a distanza di 2 settimane al massimo, e non dovevano superare una certa estensione, che non sappiamo neanche misurare perché è espresso secondo una misura, diciamo così,
bolognese, che fino adesso almeno io non ho trovato esposta in termini equivalenti. Comunque l'estensione di un moggio maggiore, che però si incontra in riferimento magari a quantità di grano, ma non a pergamena o a carta. E quindi l'elemento del supporto cartaceo è rilevante anche dal punto di vista universitario, per quel che riguarda la questione dell'autenticità, per certi versi. Poi mi avevi chiesto qualcos'altro, adesso mi sono un po' distratto da solo. No, mi chiedevo appunto se ci fossero, al di là dell'invettiva, quindi quali fossero invece elementi che... Sì, no, gli elementi sono, per adesso io ho riscontrato soprattutto elementi formulari, cioè l'inizio della questio è questio fuit, non quando dice nella narrazio, diciamo così, questio quedam exhorta est. Ecco, questa è una frase che non, cioè, un modo di parlare del tutto insolito e mai riscontrato nei testi che ho visto. Ma poi invece quando comincia il tenore della questio vera e propria, dice questio igitur fuit, e fuit è nella stragrande maggioranza, cioè il verbo al passato, non questio est, ma questio fuit è nella stragrande maggioranza dei casi il modo in cui viene introdotta, in cui vengono introdotte le questioni disputate bolognesi. E anche la conclusione è et sic deisto, e anche in questo caso la questio si conclude non proprio et sic deisto, comunque et sic, eccetera. Poi ci sono degli elementi, chiaro che è molto difficile valutare quanto questo possa essere distintivo, perché sono marche molto, molto minime e anche facilmente, cioè dovremmo avere, come dire, una base statistica forse molto maggiore. Però, ad esempio, ci sono anche dei tratti strutturali. L'avete visto un attimo anche nella questione di Giacomo De Preunti, c'è la, scusate, ho sempre detto Giacomo, invece è Giuliano De Preunti. Di Giuliano De Preunti c'è la distinzione in cinque articoli della questione, e questo è molto frequente, e molto frequentemente questi cinque articoli comprendono l'indicazione della difficoltà, la soluzione, i dubbi, insomma sono sempre più o meno quelli. E un altro elemento, anche questo forse lo avete visto nel rapido scorrimento della questione di Giuliano De Preunti, è il riferimento al binomio sensus et ratio, in Dante invece experientia et ratio. E non è che sia qualche cosa di particolarmente, come dire, originale, ecco, però nella misura in cui si ritrova di frequente, io tendo un po' ad assumerlo come un segno che connota una certa provenienza geografica e un certo ambiente culturale, con tutta la possibilità di essere smentito se poi salta fuori che invece si trovano formule dello stesso tipo da qualche altra parte in un altro periodo. Però mi riferivo soprattutto a questo tipo di esame, diciamo, linguistico formulare. Grazie. Grazie Giovanna. Sì, io ho una riflessione da sottoporti su, non tanto sull'autenticità della questio come testo, ma sulla plausibilità dell'evento, se davvero c'è stato, insomma, cioè della discussione della questio, della determinazione della questio a Sant'Elena. Perché è vero che a Verona ancora non era stata fondata l'università, viene fondata ufficialmente, se non sbaglio, una quindicina di anni dopo, però per quel poco che così avevo visto, c'era comunque una tradizione di insegnamento di varie materie promossa dal comune, sia di grammatica, e questo non sorprende, ma anche di insegnamento fisico, diciamo. E, addirittura, questo lo fanno fare a un maestro di grammatica, però a un certo punto ne assumono uno dandogli l'obbligo di disputare una volta al mese. Quindi tutto sommato forse non è così impensabile, ecco, l'evento in sé, in quel contesto. Volevo sapere cosa ne pensi. Grazie.
Sì, hai fatto benissimo, è giustissimo il riferimento che tu hai dato, cioè negli statuti di Verona sono previsti, a partire dall'ultimo quarto del XIII secolo, è prevista lo stipendio di maestri, in particolare e fin dall'inizio di maestri di diritto e poi successivamente di maestri di logica, di grammatica, di abaco e anche di fisica. Questi maestri di fisica in particolare non è chiarissimo se fossero stipendiati come maestri oppure proprio come medici che però potevano anche insegnare. Così come magari il maestro di grammatica insegnava grammatica ma poteva anche servire a fare qualche documento. Quindi in realtà quali fossero veramente le competenze, i doveri, i compiti di questi personaggi, di queste figure, non, per quel che so io almeno, non ne siamo così informati. Certo è che, come tu dici, è verissimo, non solo di quello di grammatica, ma di tutti questi maestri, tranne quello di diritto, quindi diciamo di quelli che fanno parte del mondo dello studio, per capirci, dello studio di arte e medicina, perché tutte le altre discipline sono comprese nell'arte e medicina a Bologna, di tutti loro si dice che hanno il dovere di disputare una questione al mese nei mesi invernali. I mesi invernali, guarda caso, corrispondono esattamente al periodo in cui si facevano le questioni a Bologna, perché andavano dalla Quaresima alla, cioè scusate, dall'Avvento alla Quaresima. E quindi secondo me l'idea che questa prassi, che naturalmente non era soltanto veronese, ma era verosimilmente diffusa in maniera più o meno intensa in altre città importanti, probabilmente queste attestazioni e questi statuti sono piuttosto anticipati e probabilmente con l'instaurarsi e rendersi sempre più forte della signoria della Scala, degli Scaligeri, questa possibilità, diciamo, di mantenere dei docenti e di farli insegnare è probabilmente anche aumentata. Ecco, io penso anch'io che non sia per nulla inverosimile che la disputa ci fosse. Quello che facciamo fatica a capire, cioè che si sia veramente tenuta, o che comunque queste dispute potessero essere tenute a Verona. Quello che si fa fatica a digerire, tra virgolette, per le nostre conoscenze delle questioni universitarie è quello che si dice all'inizio, cioè quello che si dice all'inizio è che Dante inizialmente non aveva il compito, forse nessuno aveva il compito di determinare che la questione sarebbe rimasta indeterminata se lui non avesse preso l'iniziativa di determinarla. Ecco, quest'idea di una questione, anche quelle universitarie si svolgevano in due momenti distinti, cioè prima la disputa e poi dopo qualche giorno la determinazione. Però chi partecipava alla disputa sapeva benissimo che sarebbe stata determinata da un preciso maestro e non è che si disputesse così, diciamo, gratuitamente, semplicemente come esercizio. Se c'è questa sorta di imitazione, chiamiamola così, degli insegnamenti comunali o cittadini rispetto alle prassi accademiche, alle prassi universitarie, facciamo fatica a pensare che ci fosse una disputa così organizzata, a meno di non pensare a situazioni contingenti, a momenti in cui il maestro che avrebbe dovuto determinarla all'inizio non poteva determinarla, oppure addirittura al fatto che la disputa avrebbe dovuto tenersi con Dante presente, che sarebbe stato quello che la doveva determinare, ma poi invece Dante è stato mandato a Mantova, e questa è quella la mia interpretazione, diciamo, un po' provocatoria dell'esistente memantue, cioè non tanto che voglia dire che erano tutti a Mantova e c'era anche Dante, ma che tutti erano a Verona, ma in quel momento lì invece Dante era a Mantova. Non lo so, è ancora peggio, nel senso che ci pone più problemi di quelli che risolve. Però di per sé non mi sembra del tutto impossibile interpretarla anche in questo modo.
specialmente qui ti sottopongo, visto la tua competenza e la tua sensibilità letteraria, anche un'altra mia idea che sto coltivando, questo famoso delatrare. All'inizio c'è questa idea che la parte della disputa è stata delatrata, cioè è stata trattata in maniera sguaiata, diciamo così, magis ad apparentia, un po' veritate, ma questo delatrata viene spesso indicato come una formulazione inaccettabile, si propongono emendamenti o congetture, oppure invece viene viceversa difesa come lectio difficilior, proponendo casi analoghi. Allora, lì la questione è che delatrare è un verbo boeziano, e questo era già stato segnalato, è un verbo boeziano e compare nel primo libro della Consolazione. Ma oltre ad essere un verbo boeziano, viene glossato proprio come loqui, mi pare, da Guglielmo di Conche, cioè dall'autore, diciamo, canonico della glossa della Consolatio. Quindi è come se con questo verbo Dante ci volesse dire quello che era stato fatto durante la disputa era qualcosa di fuori dalle regole, di fuori dalla norma, di fatto veramente male. E poi è arrivato lui, ha messo le cose a posto, ha fatto la determinatio, adesso se n'è andato di nuovo e c'è il rischio che gli invidiosi, cioè quando non c'è Dante non c'è la ragione, cioè io la leggo così l'idea. Quando Dante non c'è, lui è in esilio, ma gli altri sono in esilio dalla ragione quando lui è lontano. Questo è un po', capisco che è una interpretazione un po' forzata e soprattutto dipende molto da un'idea che io mi sono fatto di Dante, quindi per questo motivo non la voglio coltivare più di tanto, però può comunque essere utile come possibilità di lettura per dire che non è proprio necessario che questo delatrata sia insostenibile, soprattutto se si è d'accordo sul fatto che la prima parte del testo, cioè che questa parte del testo non obbedisce le stesse regole, diciamo, retorico-stilistiche dell'altra. E quindi i termini che qui compaiono non debbono essere necessariamente presi come termini, diciamo, tipici di un linguaggio filosofico o universitario, piuttosto hanno altri punti di riferimento. Dimmi pure che sono deliri, No, no, assolutamente no, anzi è molto dantesca questa ipotesi che tu fai, arrivo io e vi spiego come stanno le cose. E, rispetto al delatrata è chiaro che potrebbe essere Dante, però è anche vero che visto proprio lo stato in cui il testo si tramanda, qualunque copista di età umanistica avrebbe potuto probabilmente scrivere della tratta e sceglierlo appunto come lectio difficilior. Quindi io non la trovo dirimente né così. Da un punto di vista filologico, visto lo status del testo, trovo che sia difficile emendarla in un senso o nell'altro, anzi forse la lascerei così, visto che da un punto di vista così ecdotico esce quella. E per il resto no, trovo molto interessante quello che dice anche riguardo all'ipotesi che appunto lui fosse a Mantova e gli altri fossero a Verona, non ci avevo mai pensato e lo trovo assolutamente brillante. Wow. Magari quando ti capita prova a leggere, a rileggere da questo punto di vista e poi mi telefoni e mi dici guarda è una sciocchezza, almeno mi metto il cuore in pace. No, no, io se posso trovo che l'ipotesi sia molto brillante perché diciamo la plausibilità dell'evento è decisiva. Io ho sempre avuto molti dubbi, l'avevo anche scritto in una roba che avevo presentato anni fa che non è mai uscita, sono 4-5 anni che Zibaraschi promette di pubblicare, ma un aspetto delicato è questa idea della doppia sede, che non è del tutto impossibile ma era abbastanza delicato. La correzione, come diceva Anna, di questo termine, insomma, ci può stare, perché insomma nel 500 hanno riscritto Tommaso d'Aquino perché gli suonava male. La questio disputata era proprio il genere detestato in quell'epoca,
che magari qualcuno abbia abbellito mettendo questo strano termine, diciamo, può anche essere, e comunque non abbiamo davvero nessun elemento. Il problema del contesto, a mio avviso, è legato esattamente a quello che tu dicevi, cioè al fatto che lì comunque c'erano strutture scolastiche, c'erano dei maestri. E allora, o è una messa in scena per dare a Dante, come dire, la parvenza della funzione di magister, che a quanto sappiamo non ha, ed è perfettamente plausibile, ma allora è davvero, come dire, una cosa costruita, che vuol dire costruita col consenso di un po' di gente, oppure non si capisce bene perché Dante, è vero che, diciamo, può avere l'atteggiamento arrivo io che incarno la ragione e vi do la soluzione di un problema, diciamo, cosmologico controverso. Però, come dire, non è così facile da immaginare, visto che appunto non è un magister di Bologna, è Dante. Comunque, non so se c'è... Hai ragione, hai perfettamente ragione. Giovanni del Virgilio sostanzialmente voleva farlo venire più o meno sinceramente, non so se in realtà era anche lì una questione combinata tra i due, ma voleva farlo venire a Bologna per fargli fare il magister, anche se non era, e gli dice in pratica che lui ha già raccolto l'assenso di quelli che contano. Siamo ancora in una fase in cui una certa fluidità della cooptazione nei ranghi si può ancora pensare, però naturalmente si tratta di costruire ipotesi su ipotesi su ipotesi, e bisogna veramente sorvegliare le proprie propensioni. In ogni caso, comunque la si rigiri, l'episodio di cui la questione dà testimonianza è un episodio abbastanza unico al momento, quindi secondo me alla fine uno si deve anche un po' arrendere a questa cosa e cercare di attenersi al testo più possibile. Quello che Anna dice su della tratta è molto ragionevole, anzi è giusto. Purtroppo è la situazione in cui probabilmente ci si viene a trovare nella stragrande maggioranza delle cruces che non decisive, non fondamentali, ma che comunque ci sono su questo testo. Sono tutti casi in cui uno sarebbe tentato di intervenire, ma nello stesso tempo non ci sono delle cogenze così forti che lo giustificano intervenire, e l'evidenza testimoniale è unica e con tutte i dubbi che posso levare, proprio perché è così tarda, proprio perché è prodotta in un momento in cui la sensibilità culturale era del tutto diversa. Infatti, secondo me, varrebbe la pena, ma io purtroppo non è che sia la persona più adatta, di studiare a fondo questa edizione di Moncetti, perché è veramente una specie di ircocervo, cioè ci sono dei testi poetici, per quel che posso valutare io che non ne so niente, abbastanza orripilanti, diciamo così, da un punto di vista stilistico, però chiaramente tutti... orientati a rientrare in un canone letterario molto raffinato, non ci riescono, ma il canone letterario è molto raffinato, e poi dentro c'è questo testo scritto nel più orribile latino scolastico, e però attribuito a Dante, che comunque su cui si faceva conto. E ho omesso di dire, così vi finisco di tirar fuori proprio tutto quello che ho in seno, ho omesso di dire che Moncetti lavora con qualcuno che si definisce suo discepolo, che si chiama Giovanni, mi sembra, Gavardo. Questo è un bolognese, o perlomeno è, cioè in realtà di origine è mantovano, perché viene da Zola nel Mantovano, però è collocato a Bologna, mentre invece Moncetti è collocato a Padova. E questo Gavardo, 6 mesi prima, aveva pubblicato una opera molto simile nella struttura, molto simile alla Questio, cioè introdotta da 5 o 6 epigrammi e conclusa da altri 5 o 6, ed era un'orazione in lode di un arcivescovo bolognese. In questa opera
gli epigrammi sono tutti dedicati ai principali rappresentanti dell'umanesimo bolognese del periodo, ovvero Aldo Senior, Achille Bocchi che cominciava il suo percorso. Cioè, chiaramente questo personaggio aspirava ad entrare in un coté universitario e culturale molto elevato e molto raffinato a Bologna, probabilmente senza riuscirci, e non aveva neanche le capacità, almeno per quel che io posso capire. Ma si vede veramente nel confronto tra queste opere e il contenuto della Questio come due mondi quasi incomunicabili, che però insomma, in questo contesto cercano di comunicare. Poi la Questio non ha, tranne eventualmente il caso di Leonardo, non ha nessun futuro, nessun riscontro. Anche il povero Moncetti, che evidentemente riponeva molte speranze, ha dovuto persino decidere di ripubblicare il Deformazione Corporis Humanis in Utero di Egidio Romano per ottenere qualche interesse, e quindi recidivo in questa idea di pubblicare testi scolastici. Anche qualcosa di scotista ha pubblicato, e poi ha cercato anche di scrivere qualcosa in proprio. In realtà alla fine è riuscito anche a fare carriera, poi è finito male perché nei vari rivolgimenti di fronte era finito nella fazione sbagliata, ma chiaramente diciamo la considerazione della sua carriera non dà molta fiducia nella sua fedeltà ai testi, però nello stesso tempo forse proprio la diversità culturale è quella che ci fa pensare che alla fine non avevano grandissimo interesse a migliorare un testo che era così, da un punto di vista letterario, così estraneo, così estrinseco rispetto alla loro sensibilità. Cioè, come diceva Anna, facevano prima lasciare tutte le stranezze possibili, che non, altrimenti avrebbero dovuto riscriverlo completamente. Grazie Andrea. Io ti ringrazio molto e mi scuso, ma devo scappare perché ho l'appuntamento per il vaccino, quindi non posso perderlo. Ma questo non significa che io voglia interrompere qui la cosa. Sicuramente Gigi o Stefano possono, diciamo, vedere se ci sono altre domande e i saluti finali, nonché anche l'invito ai nostri studenti per il prossimo incontro. Io comunque volevo ringraziarti molto di persona per questo intervento così ricco e che ci ha mostrato quanto sia delicato lavorare su testi anche di un grandissimo autore come Dante, perché appunto emergono una quantità di problemi che quando si affrontano pensatori dell'età moderna e contemporanea non ci sono, e che per noi invece sono assolutamente decisivi. Grazie ancora Andrea, mi spiace, devo proprio scappare. Per carità, grazie sia per l'ospitalità sia per la pazienza, e in bocca al lupo per il vaccino. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao Luca. Io posso star qui fino a stasera, ma non voglio neanche abusare della vostra pazienza. Decidete voi. Io volentieri, come vedete, parlerei di questo anche a lungo, ma nello stesso tempo non voglio affaticare troppo gli ascoltatori. Stefano forse ha una domanda. Faccio un'ultimissima domanda, ne approfitto veramente. Volevo diciamo condividere questo pensiero. L'ho trovato molto equilibrato anche nella sua esposizione di oggi, l'approccio al problema dell'autenticità o attribuibilità di Dante, perché mi pare che proprio anche negli ultimi interventi scientifici più rilevanti sull'argomento talvolta l'abbia toccato, diciamo, dei punti o delle anomalie che hanno messo in dubbio la paternità dantesca, poi suscitato delle reazioni anche con dei toni, diciamo, contrastanti con quelli degli interventi che l'hanno portato alla luce. Questo mi sembra in un certo senso anche la sfida dell'edizione futura, cioè
proprio ultimamente è stata anche sollevata forse in maniera un po' pericolosa una contrapposizione fra il modo in cui i filosofi hanno guardato la peste e invece le ragioni dei filologi. Ecco, io sono molto contento, diciamo, che sarete voi i curatori di questa edizione, perché sono sicuro che sarà estremamente solida su entrambi i fronti e anche nell'approccio proprio al problema dell'autenticità, che ha gravato in maniera pesante, decisiva su tutta la ricezione di quest'opera. Ecco, l'affrontarlo in questo modo forse potrà portare alla luce degli aspetti che sono rimasti in ombra, perché la discussione è stata catalizzata, diciamo, da questo problema. Grazie ancora. Beh, grazie per la fiducia, spero che saremo all'altezza. Personalmente a me piacerebbe effettivamente, chiaramente ognuno quando si occupa di un argomento, di un testo, poi in qualche modo si affeziona, anche se non si dovrebbe, però in qualche modo mi piacerebbe dare una qualche forma di risarcimento alla questio, cioè a me sembra che la questio, qualsiasi cosa sia, non sia mai stata letta, come dire, di per sé, senza il contesto del fatto che fosse di Dante, non di Dante, che fosse venuta fuori al momento giusto o non al momento giusto. In realtà nessun testo può essere letto se non dal punto di vista dell'autore che lo legge, quindi non c'è niente di strano. Però forse questo è un testo che almeno a me sembra stato particolarmente sfortunato. Allora cercare di fare uno sforzo di leggerlo il più possibile dal punto di vista di quello che c'è scritto, e poi per quel che riguarda il problema capitale di fondo, se non si riesce a risolvere, basta. L'importante è dare gli elementi più oggettivi possibili che vanno in una direzione o vanno nell'altra. In questo senso vi devo anche confessare, tanto ormai, come avete visto, ho messo la cosa su questo piano un po' patetico, vi devo anche confessare, cioè dichiarare in maniera trasparente che il punto di vista mio e quello di Fioravanti non sono esattamente congruenti, ma ripeto, questo forse è la cosa più interessante, nel senso che ognuno dei due trattiene un po' l'altro nella direzione in cui da solo precipiterebbe più facilmente. Però rimane il fatto che forse due non bastano nemmeno, cioè comunque ci vorrebbe anche un filologo vero, diciamo, non qualcuno che come me o Fioravanti ha imparato un po' a fare i conti con la filologia nel corso dei propri studi, ma non è stato formato veramente come un filologo. Per quello io ripeto sempre che, cioè, mi sono messo proprio come obiettivo quello di confrontarmi il più possibile, anche di scocciare, magari scocciare un po' le persone per avere il più possibile anche delle indicazioni in questo senso. Grazie. Poi non so esattamente questo che cosa porterà, perché poi c'è anche l'aspetto editoriale. Da un certo punto di vista bisognerebbe fare un testo il più possibile e poi un ampio commento, però l'edizione nazionale, che sappia io, non prevede commenti, semmai introduzioni. Vedremo un po', vedremo cosa salta fuori. Poi magari a Stefano Pellizzari, se crede, non so se in realtà gliel'avevo già fatto avere, ma io in un'occasione ho anche esaminato la struttura argomentativa della questio e l'ho messa a confronto con alcune strutture della monarchia. Te l'ho già mandato il testo? Sì, grazie. L'ho letto con grande interesse. Ecco. Anche lì, se ci sono spunti, quello deve ancora uscire nella serie dei workshop organizzati dalla Dantesca, ma diciamo, è un altro elemento che concorre a completare un quadro, ma anche lì non ci sono cose decisive, secondo me.
Grazie. Grazie mille. Non so se ci siano ancora interventi o richieste di chiarimento. Non vedo, non mi sembra ci sia movimento. Io, Stefano, cosa dici? Possiamo forse liberare Andrea, che è stato generosissimo con noi nella relazione e nel tempo che ci ha concesso anche per questa discussione, che proprio ha, come dire, interpretato lo spirito dei nostri seminari, che vogliono essere appunto occasioni di confronto libero e informale. Se possiamo essere stati di qualche utilità a te, questo non lo so, ma sicuramente abbiamo appreso molto. Non mi resta che, a questo punto, ringraziando ancora Andrea e tutti i partecipanti, ricordarvi il prossimo appuntamento previsto per il 17 di giugno alle 17.30, direi, alle 17, scusate, con Anna Pegoretti, che anche oggi è stata con noi, che abbiamo imparato a conoscere in questi incontri. Ci rivediamo dunque fra un paio di settimane e vi auguriamo un buon inizio della sessione di esami. A voi e a noi. Grazie ancora, Andrea. Grazie a tutti voi, siete stati veramente splendidi nell'ascoltarmi pazientemente fino adesso. E anche molto utili con le vostre domande. Buon lavoro, buone cose a tutti. In bocca al lupo.